Gloria. A. A. Dio. Una felice serata. Il Dio onnipotente stasera possa benedire ogni anima vivente che è in cerca di una soluzione nella sua vita. Stasera leggeremo il Salmo 130. Prima di leggerlo, vogliamo dare gloria a Dio con la giusta, misericordiosa preghiera a Gesù, il nostro Salvatore, il nostro Avvocato, Difensore delle anime nostre. E in questi giorni ho specificato a tutto il web internet, a tutti i miei amici e a tutti quelli che riescono a inserirsi nel mio profilo o nei miei profili come è possibile pregare direttamente vicino alla presenza di Gesù, ai piedi di Gesù. Stasera vogliamo essere così vicini, proprio a contatto ai piedi di Gesù, in ginocchio, o con la mente, o con il corpo, o con lo spirito che Dio ci dona in questi giorni. Se ovunque vi trovate vi è difficile inginocchiarvi e magari qualcuno vi guarda e avete vergogna, fatelo
con la mente. Nessuno vi vede con la mente, solo Dio e Gesù vi vede ciò che state facendo. Bene, adesso che avete capito, inginocchiamoci tutti insieme e prostriamoci davanti alla presenza di Gesù. E mentre ci prostriamo, portiamo tutti i nostri difetti, le nostre angustie, le nostre difficoltà, le nostre malattie, tutti i problemi che ci assillano, che ci danno difficoltà nel comunicare con il mondo, nel comunicare con l'esistenza che in questo momento ci blocca, non ci fa trovare lavoro, non ci fa trovare l'esistenza di comunicazione verbale o gestuale. Presentiamo tutto ai piedi di Gesù. Lo possiamo fare adesso, ai piedi di Gesù. Ma qualcuno può dire, ma dov'è Gesù? Non lo vediamo. Come facciamo a essere così vicino a Gesù, ai piedi di Gesù? Con la nostra mente possiamo immaginare Gesù. Dov'è Gesù? Gesù è nel nostro cuore, così vicino che non immaginate neanche quando. Da qui a qui, nel cuore, non c'è molta distanza. Gesù è dentro il nostro cuore, dentro ogni cellula del nostro organismo. Se non puoi arrivare al cuore, da qui puoi arrivare alla prima cellula sanguigna che porta ossigeno al cervello. Perciò non devi fare molta strada, niente. Non devi spostarti neanche una millesima di strada. Una millesima di strada. No! Perché dal cervello arrivano le cellule che portano il sangue al cervello, al cervelletto, all'ipitalamo. Perciò non devi fare molta strada. Immagina Gesù come vuoi. Un Gesù come vuoi. Immaginalo come vuoi. Bianco, rosso, verde, come vuoi. Immagino e presentati ai suoi piedi. Riesci a immaginare i piedi? Guardati i tuoi. Sei fatto a immagine del Signore. Guardati i tuoi e rifletteli ai piedi come quelli di Gesù. Vedi come ti ha semplificato il cammino? Semplicissimo. Oggi il Signore ti ha fatto una strada così semplice che tu dici, caspita, caspita, come non ci ho arrivato prima. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Bene, cari nella grazia, adesso chiudiamo gli occhi. Il video lo potrete vedere anche in secondo tempo. E fate quello che vi ho spiegato. O ad occhi chiusi, o ad occhi aperti, o all'impiedi, o coricati. Con la vostra mente immaginate
Gesù e venite ai suoi piedi, portate tutto il vostro essere che vi danneggia, malattie, qualsiasi malattia, dal cancro, il tumore, ai vastissimi nomi di tutte le malattie, portiamoli tutti ai piedi di Gesù. Tutte le nostre malattie, le nostre angustie, le nostre difficoltà, i nostri tic, le nostre obesità, le nostre gastrite, i nostri nervosismi, tutto ai piedi di Gesù. Gloria a te, papà. Padre Santo, Dio d'amore, stasera vogliamo venire a te, ai piedi di Gesù, portando ogni nostro problema che ci ha assillato tutti questi lunghissimi anni e non ci abbiamo arrivato prima, ma ringraziato sia tu, mio Dio, Padre, che oggi ti stai servendo di noi e ci stai dando questa possibilità di comunicare con te attraverso Gesù, in questo modo, così semplice, così puro, così perfetto, che noi stessi stasera ci sentiamo liberi come una piuma. Sembra che voliamo, Padre. Siamo qui, alla presenza del tuo figliolo, in ginocchio, prostrati, ai suoi piedi. Stiamo versando ogni problema, ogni malattia, Padre. Ti prego, Padre, benedicici, liberaci da tutte le angustie, da tutte le malattie che abbiamo addosso, Padre. Santificaci, donaci uno Spirito Santo puro, perfetto. Questo ti chiediamo, Padre. Lavaci con il tuo Santo Spirito e dacci quella potenza che abbiamo bisogno per continuare il cammino verso di te. Perché questo vogliamo, Padre, vogliamo questo. Vogliamo presentarti tutti i nostri problemi che ci hanno assillato tutto questo cammino. Sì, papà, ungici dall'alto, grazie, Padre, grazie, mio Dio, Dio d'amore, grazie. Stasera, Padre, vogliamo presentarti la tua parola nel Salmo 130 e vogliamo che tu, Padre, sia come prima persona a parlarci. Stasera, Padre, desideriamo che tu, Padre, ci doni questa gioia nell'essere nella grande felicità eterna, vicino a te, attraverso il tuo figliolo, Gesù Cristo.
nostro Salvatore, nostro Avvocato, nostro Re. Grazie, Padre. Grazie. Alleluia. Santo sei, papà. Non c'è Dio santo come te, Padre. Oggi, Padre, ti chiediamo nuove unzioni dall'alto. Sì, papà. Desideriamo che tu ci benedici. Tutti insieme. Grazie. E tutta la gloria, l'onore e la potenza sia a te, Padre. Nel nome del tuo figliolo, Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Cari nella grazia di Dio, adesso potete aprire gli occhi, potete lanciare 3 respirazioni profonde e sentire quella pace, quella tranquillità che prima non mai avete provato. Quella sensazione di benessere. Ispirate dal naso e trattenete più che potete il respiro e indirizzatelo, quel respiro, in tutto il corpo, in tutte le cellule del vostro corpo e sentirete quel calore interno che le vostre cellule prendono vita. Calore, energia e potenza. Così. 1. Trattenete il respiro più che potete e adesso con la vostra mente indirizzatelo in tutto il corpo, cominciando dalla testa, ai piedi, alle dita dei piedi, ai polpacci, alle ginocchia, alle cosce, al ventre, ai reni, allo stomaco. Alle spalle. Al collo, le braccia, le mani, le dita delle mani, alla testa, al viso. Adesso buttatelo fuori dalla bocca. Ispirate di nuovo. Trattenete il respiro più che potete.
indirizzato in tutto il corpo, come vi ho elencato la prima volta, più che potete, certamente non arriverete a quello che riesco a fare io, perché c'ho un'esercitazione profonda, allenamento profondo che equivale come gli atleti. Poi buttato dalla bocca. Espirate di nuovo. Trattenete più che potete. Indirizzato in tutto il corpo. Sentite quel calore immenso nel cuore, nei polmoni, nel pancreas, negli intestini, in tutte le parti del corpo, che date quell'energia, quella potenza, quella sicurezza che mai, mai, mai avete provato. Adesso buttate dalla bocca. Adesso respirate normalmente, tranquillamente, siete completamente tranquilli, sereni, felici, in armonia. Il vostro calore nel corpo si è moltiplicato, siete più rossi nel viso, nel corpo. Guardatevi e vedrete che avete raggiunto il massimo livello di calore. Certe persone che sentivano freddo con questa respirazione, la loro temperatura si ristabilisce perché hanno entrato dentro il loro corpo l'energia cosmica che Dio ha creato. Dio ha creato e noi non utilizziamo neanche il 10% di questa energia che Dio ci ha donato. Vedete com'è bello provare per credere. Dio ci ha dato tutto e noi non utilizziamo niente, neanche il 10% di quello. Perché ci ammaliamo? Perché? Perché siamo fuori comunione da Dio. Perché ci ammaliamo? Perché pensiamo altre cose che non dobbiamo e siamo lontani. Ci allontaniamo dalla strada maestra che ci porta a Lui. Adesso che tutto è chiaro, diamo spazio alla parola di Dio. Salmo 130. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Come titolo, attesa dell'intervento di Dio. Salmo 130, canto dei pellegrinaggi. O Signore, io grido a te da luoghi profondi. O Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. Io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino. Più che le guardie al mattino. O Israele,
spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia. E la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Fin qui la parola del Signore, Salmo 130. Adesso vi farò leggere tutto dal programma che ho e poi il Signore ci metterà a cuore di dire qualcosa in questo di ciò che abbiamo letto. Mediteremo secondo la sua volontà. Amen. Webcam Salmo 130, scrittura automatica, fratello Angelo Picone 3003-2019. Salmi 130, 1. Canto di pellegrinaggio. O Eterno, io grido nei luoghi profondi. Salmo 130, 1. A Song of the Going Up. Out of the deep I've no send of my cry to you, O Lord. Salmi 130, 2. Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente alla voce delle mie supplicazioni. Salmi 130, 2. Lord, let my voice come before you, let your ears be awake to the voice of my prayer. Salmi 130, 3. O Eterno, se tu poni mente alle iniquità, Signore, chi potrà reggere? Salmi 130, 3. Oh yeah, if you took note of every sin, who would you offer? Salmi 130, 4. Ma presso te vuoi perdono affinché tu sia temuto. Salmi 130, 4. But there is forgiveness with you, so that you may be feared. Salmi 130, 5. Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, ed io spero nella sua parola. Salmo 130, 5. I am waiting for the Lord, my soul is waiting for him, and my hope is in his word. Salmi 130, 6. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. Salmo 130, 6. My soul is watching for the Lord more than those who are watching for the morning. Yes, more than the watchers for the morning. Salmi 130, 7. O Israele, spera nell'Eterno, poiché presso l'Eterno è benignità e presso di Lui è abbondanza di redenzione.
Salmo 130, 7. O Israel, have hope in the Lord, for with the Lord is mercy and full salvation. Salmi 130, 8. Ed egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Salmo 130, 8. And he will make Israel free from all his sins. Gloria a Dio, una felice serata e il Dio Onnipotente stasera possa benedire ogni anima vivente che è in cerca di una soluzione nella sua vita. Stasera leggeremo il Salmo 130. Prima di leggerlo vogliamo dare gloria a Dio con la giusta misericordiosa preghiera a Gesù il nostro Salvatore e nostro Avvocato Difensore delle anime nostre, e in questi giorni ho specificato a tutto il web internet, a tutti i miei amici e a tutti quelli che riescono a inserirsi nel mio profilo o nei miei profili come possibile. Pregare direttamente vicino la presenza di Gesù ai piedi di Gesù. Stasera vogliamo essere così vicine, proprio a contatto ai piedi di Gesù, in ginocchio o con la mente o con il corpo o con lo spirito, che Dio ci dona in questi giorni. Se ovunque vi trovate vi è difficile inginocchiarvi e magari qualcuno riguarda, avete vergogna, fatelo con la mente. Nessuno rivede con la mente, solo Dio e Gesù rivede ciò che state facendo bene. Adesso che avete capito, inginocchiamoci tutti insieme e proseguiamoci davanti la presenza di Gesù. Mentre ci prostiamo, portiamo tutti i nostri difetti, le nostre angustie, le nostre difficoltà, le nostre malattie, tutti i problemi che ci assillano, che ci danno difficoltà nel comunicare con il mondo, nel comunicare con l'esistenza, che in questo momento ci blocca, non ci fa trovare lavoro o ci fa trovare l'esistenza di comunicazione verbale o gestuale. Presentiamo tutto ai piedi di Gesù, lo possiamo fare adesso ai piedi di Gesù, ma qualcuno può dire dove Gesù non lo vediamo, come facciamo a essere così vicino a Gesù? Aiba, e Gesù la nostra mente, possiamo immaginare Gesù dove Gesù? Gesù è nel nostro cuore, così vicino che non immaginate neanche quanto. Da qui a qui nel cuore non c'è molta distanza. Gesù è dentro il nostro cuore, dentro ogni cellula del nostro organismo. Se non vuoi arrivare al cuore, da cui puoi arrivare alla prima cellula sanguigna che porta ossigeno al cervello. Perciò non deve fare molta strada, niente, non devi spostarti neanche una 1000 grado destra, una 1000 grado di strada, perché dal cervello arrivano le cellule che portano il sangue al cervello, a cervelletto, all'imitola. Perciò non devi fare molta strada. Immagina Gesù come vuoi, un Gesù come vuoi, immagino come vuoi, bianco, rosso, verde, come vuole, immagino, presentati ai suoi piedi. Riesci a immaginare piede? Guarda dei tuoi, te fatto a immagine del segno, guarda dei tuoi e riflette ai piedi come quelli di Gesù. Vedi come ti ha sempre lificato il cammino, semplicissimo. Oggi il Signore ti ha fatto una strada così semplice che tu dici: caspita, caspita, come annuncio arrivato prima. Gloria a Dio, gloria a eccesso. Bene cari ragazzi, adesso chiudiamo io il video, potrete vedere anche in secondo tempo, e fate quello che vi ho spiegato, o ad occhi chiusi o ad occhi aperti, volentieri o coricati con la vostra mente. Immaginate Gesù e venite ai suoi piedi, portate tutto il vostro essere che indanneggia malattie, qualsiasi malattia, dal cancro e il tumore ai vastissimi nome di tutte le malattie. Portiamo tutti ai piedi di Gesù tutte le nostre malattie, le nostre angustie, le nostre difficoltà in ostetriche, le nostre obesità, le nostre gastrite, i nostri nervosismi, tutto ai piedi di Gesù. Gloria a te papà, padre santo di Ramon. Stasera vogliamo venire a te ai piedi di Gesù, portando ogni nostro problema che ci ha assillato questi lunghissimi anni e non ci abbiamo arrivato prima, ma ringraziato sia tu mio Dio padre che oggi sta servendo di noi e ci sta dato questa possibilità di comunicare con te attraverso Gesù in questo modo così semplice, così puro, così perfetto, che noi stessi stasera ci sentiamo liberi. Come più sembra che vogliamo, Padre, siamo alla presenza del tuo figlio, i ginocchi prostrati ai suoi piedi. Stiamo versando ogni problema, ogni malattia. Padre, ti prego, Padre, benedici, liberi da tutte le angustie e da tutte le malattie che abbiamo addosso. Padre, santificati donne, c'è uno spirito santo, puro, perfetto. Questo ti chiediamo, Padre, lavaci con il tuo santo spirito e dacci quella potenza che abbiamo bisogno per continuare il cammino verso di te, perché questo vogliamo, Padre, vogliamo questo. Vogliamo presentarti tutto i nostri
problemi che ci hanno assillato tutti questo cammino, si papà 11:11 dall'alto, grazie Padre, grazie di Dio d'amore, grazie stasera Padre, vogliamo presentarti la tua parola nel Salmo 130, vogliamo che tu Padre sia come prima persona a parlarci stasera Padre, desideriamo che tu Padre sindoni questa gioia nell'essere nella grande felicità eterna vicino a te attraverso il tuo figlio Gesù Cristo, nostro Salvatore, nostro Avvocato, nostre grazie Padre, grazie alle Santo sei papà, non c'è Dio tanto come te Padre, oggi Padre dichiariamo nuove unzione dalla si papà, desideriamo che tu ci benedici tutti insieme, grazie e tutta la gloria, l'onore e la potenza si mette Padre nome del tuo figliolo Gesù Cristo il benedetto in eterna, amen. Care nella grazia di Dio, adesso potete aprire gli occhi, potete mangiare 3 respirazioni profonde e sentire quella pace e la tranquillità che prima non mai avete provato, quella sensazione di benessere, ispirate dal naso e trattenete più che potete, il respiro è indirizzato. Respiro tutto il corpo in tutte le cellule del vostro corpo e sentirete quel calore interno che le vostre genova prendono vita, calore, energia e potenza, così trattenete respiro più che potete e adesso con la vostra mente interessato in tutto il corpo, cominciando dalla testa ai piedi, alle dita dei piedi, ai polpacci, alle ginocchia, alle cosce, al vento, ai reni, allo stomaco, alle spalle, al collo, le braccia, le mani, le dita delle mani, alla testa, al viso, adesso buttato con la bocca, ispirate di nuovo, trattenete respiro più che potete, indirizzato tutto il corpo come elencato prima volta più che potete, certamente non arriverete a quello che riesco a fare io perché ciò pone esercitazione profonda, allenamento profondo che equivale come gli atleti, poi buttato la bocca lascia, ispirate nuovo, trattenete più che potete, indirizzato tutto il corpo, sentite quel calore immenso nel cuore e polmoni, nel pancreas e intestine, in tutte le parti del corpo, che date quell'energia, quella potenza, quella sicurezza che mai avete provato, adesso buttato la bocca sci adesso. Respirate normalmente, tranquillamente, siete completamente tranquilli, siete felici, in armonia, il vostro calore nel corpo si è moltiplicato, siete più grossi del viso nel corpo, guardate e vedrete che avete raggiunto il massimo livello di calore, certe persone che sentivano freddo con questa respirazione, la loro temperatura si ristabilisce perché hanno entrato dentro loro corpo l'energia cosmica che Dio ha creato e noi non utilizziamo neanche il 10% di queste energie che Dio ci ha donato. Vedrete com'è bello provare per credere, Dio ci ha dato tutto e noi non utilizziamo niente, neanche il 10% di quello, perché ci ammaliamo, perché siamo fuori comunione da Dio, perché ci ammaliamo, perché pensiamo altre cose che non dobbiamo e siamo lontani, ci allontaniamo dalla strada maestra che ci porta allo adesso che tutto è chiaro, diamo spazio alla parola di Dio, Salmo 130, a Dio sia lode e la gloria in Cristo Gesù, come titolo attesa dell'intervento di Dio, Salmo 130, canto dei pellegrinaggi, o Signore io credo a te da luoghi profonde, o Signore, il mio grido siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto, se tiene conto delle colpe, Signore, che potrà resistere, ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto, io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola, l'anima mia anea, Signore, più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie armati, o Israele spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda, presso di lui e lei redimerà Israele da tutte le sue colpe. Fin qui la parola del Signore, Salmo 130, adesso vi farò leggere tutto dal programma che ho e poi il Signore ci metterà a cuore di dire qualcosa in questo di ciò che abbiamo letto, metteremo secondo la sua volontà, amen. Gloria va a Dio. Sì, cari, nella grazia.
Adesso che abbiamo letto, abbiamo pregato, abbiamo ascoltato tutta la registrazione, è giusto che chiediamo al Signore ciò che Lui vuole che noi, ai nostri fratelli, sorelle, amici, parenti e anche nemici, se qualcuno ne ha. Spero che non abbiamo nemici, perché un nemico è una fortezza inespugnabile, una fortezza che nessuno può espugnarla. Perciò quello che il Signore mi ha messo a cuore, di non avere mai nemici, e quando qualcuno si affiora che vuole allontanarsi da noi o bestecciare, cerchiamo di mettere pace, se possibile anche in ginocchio. Preghiamo l'interlocutore che ci comprenda e ci perdoni, o noi perdoniamo, a viceversa, ambedue parti. Questo mi ha messo a cuore il Signore. Il perdono è la miglior medicina plausibile per essere in pace, in armonia con tutto l'universo. E stasera nel Salmo 130 il Signore ci parla chiaro, attesa dell'intervento di Dio. Canto del pellegrinaggi. O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Io grido a te, Padre, dal basso, profondo, dove il nemico mi ha scandagliato. Sì, papà, in questa profondità che il nemico mi ha scandagliato, mi ha messo, io grido a te, Padre, provvedi, o Padre, a liberarmi da queste profondità che in questi lunghi anni Satana ha cercato di metterci. Facci uscire, Padre, da queste profondità. Te lo chiediamo nel nome santissimo del tuo figliolo, Gesù Cristo. Sì, Padre, stasera ti chiediamo questo miracolo. Liberaci da queste profondità, perché solo tu puoi liberarci da ogni cosa che ci tiene legato al nemico. Grazie, Padre. Ah, grazie. E dal secondo versetto dice: Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie
attende al grido d'aiuto. Amen. Il Signore è in ascolto del nostro grido. Il Signore è attento al nostro grido di aiuto. Le orecchie del Signore sono spalancate. Attendi. Le orecchie del Signore sono spalancate e attenti. Dopo che tu e io ci siamo prostrati ai piedi di Gesù. Attento, attenda. Non correre e non dire: il Signore non mi ascolta, il Signore non mi dice niente, il Signore no, non si fa conoscere da me, il Signore così, il Signore fa questo, il Signore non fa questo. Non dire questo, perché il Signore è sempre attento con le orecchie e ascolta il grido dei suoi figli che si sono prostrati ai piedi di Gesù. Se tu o qualcun altro non si è messo in ginocchio, prostrato ai piedi di Gesù, vano è chiedere aiuto a Dio. Vano è. Non è necessario neanche chiedere aiuto, perché Dio le orecchie se le ha turati, non ascolta. Dio si gira dall'altro lato. Quando noi gridiamo a Lui in aiuto, se non ci siamo prima prostrati in ginocchio, in preghiera davanti il suo figliolo Gesù Cristo. Chiaro? E dal terzo versetto se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Se noi guardiamo questo versetto e lo leggiamo e lo interpretiamo, se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Noi vermi siamo, umani siamo. Se guardiamo questo versetto e lo interpretiamo così, non abbiamo neanche coraggio di alzare gli occhi e gridare a Dio, perché chi potrà resistere? Se guardiamo questa esistenza. Ma Dio stasera vuole aprire lo sbaraglio davanti ai tuoi occhi. Stasera il Signore ti fa cadere le squame che tu hai delle caterrate davanti ai tuoi occhi. Così, così, tutte le squame te le fa cadere, tutte, e tu vedi
i tuoi occhi si aprono, i tuoi occhi si aprono, diventano più limpidi, più perfetti, e tu guardi in un altro modo il senso di queste parole. Il Signore ti dice: se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Il Signore già ti ha avvisato. Se tu per primo vai in ginocchio davanti al mio figliolo, tutte le colpe tu le hai presentate già a lui. Tu non hai più colpe. Tu sei puro, perfetto. Gesù ti ha lavato da ogni iniquità. Non guardare più la tua iniquità che avevi, perché sei puro. Questo versetto per te non esiste più. È scomparso dalla tua vita, perché tu sei lavato con il sangue di Gesù. Vedi come le squame dei tuoi occhi sono caduti? Le tue catarrate sono scomparse dai tuoi occhi e tu vedi chiaro, limpido, tranquillo, tranquilla, serena. E dal quarto versetto dice: ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Quando noi abbiamo messo tutto ai piedi di Gesù, abbiamo dato quel rispetto a Dio facendo la sua volontà, abbiamo dato la massima gloria a Dio, perché facendo tutto quello che il Signore ci ha detto, noi siamo purificati da ogni avversità. E quando ci riflettiamo con lo Spirito di Dio, lo Spirito riflette su di noi e ci ammaestra, ci fa risplendere dalla sua maestà, del suo perdono. E qui lo dice chiaro: ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Abbiamo temuto la sua parola, abbiamo fatto la sua volontà e abbiamo ricevuto la sua grazia che si è riflessa su di noi. E dal quinto versetto dice: io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola. Io aspetto. Tu aspetti? Io lodo, tu lodi? Io rientro nella sua grazia perché ho temuto la sua parola, ho dato rispetto, ho dato onore al Signore. E qui lo dice chiaro: l'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. Vedete, a volte ci sono delle guardie al mattino che anelano al Signore, e a volte magari noi pensiamo per quelle guardie su un altro cammino, su un'altra direzione, e abbiamo paura perché è la legge, ci vieta qualcosa, ci impone qualcosa, ma Dio
ci ha liberato da ogni schiavitù. Non dobbiamo temere nessuna legge dobbiamo tenere, ma soltanto temere Dio. Ciò che dice nella sua parola, questo dobbiamo temere e nessun altro, perché quando noi temiamo Dio, noi adempiamo la legge di tutti i profeti e nessuno ci condanna, perché se qualcuno ci dovrebbe condannare, il nemico ci dovrebbe condannare. Gesù Cristo viene lui davanti e dice: Padre, questo mi appartiene, e ci libera da ogni schiavitù, da ogni altra persona che vorrebbe condannarci. E qui lo dice chiaro. Dal settimo versetto dice: O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione, abbonda presso di Lui. Vedete, Israele è il popolo di Dio e noi siamo subentrati come innesti in questo grande popolo. Noi apparteniamo a questo grande popolo che Dio ha salvato, e tramite di loro siamo salvi anche noi. E questa redenzione che abbonda al popolo di Israele abbonda anche su di noi. Questa grande consapevolezza, appartenendo al popolo di Dio, ci onora e ci dà sicurezza, tranquillità, che Dio ha fatto per tutto il suo popolo. E qui nell'ottavo versetto dice: Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Vedete, ogni colpa che Israele ha avuto e ha, Dio la libererà, e libererà il suo popolo da ogni iniquità. Perciò stasera, oggi, sentiamoci puri, perfetti, sereni, senza nessuna colpa, senza nessun peccato, senza nessuna iniquità, perché questa consapevolezza che siamo andati ai piedi di Gesù ci ha fatto sentire la serenità come un giorno soave ai piedi di Gesù, provando questa sensazione della Gerusalemme celeste che sta scendendo per prelevarci da questo mondo corrotto. Vedete, questa sensazione giorno dopo giorno ci purifica da ogni iniquità. E da ora in poi chi adopererà questa sensazione? Vedete? Chi proverà a pensare questa sensazione vivrà per l'eternità insieme a Dio e a Gesù nella Gerusalemme celeste che Gesù sta preparando da 2019 anni or sono fino a oggi. Oggi vuoi essere sereno? Vuoi essere serena? Con la tua mente, con il tuo corpo, in preghiera, vai ai piedi di Gesù. Presenta tutti i tuoi problemi, presenta tutte le tue angustie, le tue malattie, le tue difficoltà. Lascia tutto ai piedi di Gesù e vivrai nella felicità. Porta tutto a Dio attraverso i piedi di Gesù e sarai libera,
felice come non sei stata mai e poi mai prima di adesso. A Dio sia la lode, la gloria in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.
Sto salvando l'MP3 di tutto quello che abbiamo detto e fatto, perché poi ve lo faccio ascoltare non appena riteniamo opportuno. Ecco, tutto quello che abbiamo fatto è già fatto. Ecco. Salmo 130, webcam.
trovato. Angelo Picone è in diretta ora. Webcam Salmo 130, scrittura automatica fratello Angelo Picone 3003-2019. Salmi 130, 1. Canto dei pellegrinaggi. O Eterno, io grido a te da luoghi profondi. Salmi 130, 1. A song of the going up. Out of the deep abyss send up my cry to you, O Lord. Salmi 130, 2. Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente alla voce delle mie supplicazioni. Salmi 130, 2. Lord, let my voice come before you, let your ears be awake to the voice of my prayer. Salmi 130, 3. O Eterno, se tu poni mente alle iniquità, Signore, chi potrà reggere? Salmi 130, 3. O Yah, if you took note of every sin, would you? Salmi 130, 4. Ma presso te vuoi perdono affinché tu sia temuto. Salmi 130, 4. But there is forgiveness with you, so that you may be feared. Salmi 130, 5. Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, ed io spero nella sua parola. Salmi 130, 5. I am waiting for the Lord, my soul is waiting for him, and my hope is in his word. Salmi 130, 6. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. Salmi 130, 6. My soul is watching for the Lord more than those who are watching for the morning. Yes, more than the watchers for the morning. Salmi 130, 7. O Israele, spera nell'Eterno, poiché presso l'Eterno è benignità e presso di Lui è abbondanza di redenzione. Salmi 130, 7. O Israel, have hope in the Lord, for with the Lord is mercy and full salvation. Salmi 130, 8. Ed egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Salmi 130, 8. And he will make Israel free from all his sins. Gloria a Dio, una felice serata e il Dio Onnipotente stasera possa benedire ogni anima vivente che è in cerca di una soluzione nella sua vita. Stasera leggeremo il Salmo 130. Prima di leggerlo vogliamo dare gloria a Dio con la giusta misericordiosa preghiera a Gesù il nostro Salvatore e nostro Avvocato Difensore delle anime nostre, e in questi giorni ho specificato a tutto il web internet, a tutti i miei amici e a tutti quelli che riescono a inserirsi nel mio profilo o nei miei profili come possibile. Pregare direttamente vicino la presenza di Gesù ai piedi di Gesù. Stasera vogliamo essere così vicine proprio a contatto ai piedi di Gesù in ginocchio o con la mente o con il corpo o con lo spirito che Dio ci dona in questi giorni. Se ovunque vi trovate vi è difficile inginocchiarvi e magari qualcuno riguarda, avete vergogna, fatelo con la mente. Nessuno rivede con la mente, solo Dio e Gesù rivede ciò che state facendo bene. Adesso che avete capito, inginocchiamoci tutti insieme e proseguiamoci. Davanti. Mentre ci prostiamo portiamo tutti i nostri difetti, le nostre angustie, le nostre difficoltà, le nostre malattie, tutti i problemi che ci assillano, che ci danno difficoltà nel comunicare con il mondo, nel comunicare con l'esistenza che in questo momento ci blocca, non ci fa trovare lavoro oggi, fa trovare l'esistenza di comunicazione verbale o gestuale. Presentiamo tutto ai piedi di Gesù, lo possiamo fare adesso ai piedi di Gesù. Ma qualcuno può dire: dove Gesù non lo vediamo, come facciamo a essere così vicino a Gesù? Ai piedi di Gesù la nostra mente, possiamo immaginare Gesù dove Gesù? Gesù è nel nostro cuore, così vicino che non immaginate neanche quanto. Da qui a qui nel cuore non c'è una distanza, il nostro, ogni cellula del nostro organismo. Se non vuoi arrivare al cuore, da cui puoi arrivare alla prima cellula sanguigna che porta ossigeno al cervello, perciò non deve fare niente, non devi spostarti neanche una 1000 grado destra.
diventa una uno perché dal cervello arrivano le cellule che volta strada. Immagina Gesù come vuoi, un Gesù come vuoi. Come vuole, immagino presentati ai suoi piedi, riesce a immaginare piede, guarda dei tuoi, te fatto a immagine del segno, guarda dei tuoi e riflette ai simo. Oggi il Signore ti ha fatto una strada così semplice che dici caspita, caspita come annuncio. Arrivato prima, gloria a Dio, gloria a eccesso. Bene cari ragazzi, adesso chiudiamo, io il video potrete vedere anche in secondo tempo e fate quello che vi ho spiegato o ad occhi chiusi o ad occhi aperti, volentieri o coricati con la vostra mente, immaginate Gesù e il vostro essere che indanneggia malattie, qualsiasi malattia, dal cancro, il tumore, e portiamo tutti ai piedi di Gesù tutte le nostre malattie, le nostre angustie, le nostre difficoltà in ostetriche, le nostre obesità, le nostre gastrite, i nostri nervosismi, tutto ai piedi di Gesù. Gloria a te papà, padre santo di Ramon, stasera vogliamo venire a te ai piedi di Gesù portando ogni nostro problema che ci ha assillato questi lunghissimi anni e non ci abbiamo arrivato prima, ma ringraziato sia tu mio Dio padre che oggi sta servendo di noi e ci sta dato questa possibilità di comunicare con te attraverso Gesù in questo modo così semplice, così puro, così perfetto per noi stessi. Stasera ci sentiamo liberi. Come più sembra che vogliamo, padre, siamo alla presenza del tuo figlio, i ginocchi prostrati, stiamo versando ogni problema, ogni malattia, padre, ti prego, padre, benedici, liberi da tutte le angustie, da tutte le malattie che abbiamo addosso, padre, santificati in uno spirito santo, puro, perfetto, questo ti chiediamo, padre, lavaci con il tuo santo spirito e dacci quella potenza che abbiamo bisogno per continuare il cammino verso di te, perché questo vogliamo, padre, vogliamo questo. Vogliamo presentarti tutto i nostri problemi che ci hanno assillato tutti questo cammino. Si papà 11:11 dall'alto, grazie padre, grazie di Dio d'amore, grazie stasera padre, come prima persona a parlarci stasera, stasera padre, desideriamo che tu padre si indossi la grande felicità eterna vicino a te attraverso il tuo figlio Gesù Cristo, nostro Salvatore, nostro Avvocato, nostre grazie Padre, grazie alle sue Padre, oggi tu ci benedici tutti insieme, grazie e tutta la gloria, l'onore e la potenza si mette Padre, nome del tuo figliolo Gesù Cristo, il benedetto in eterna, amen. Care nella grazia di Dio, adesso potete aprire gli occhi, potete mangiare 3 respirazioni profonde e sentire quella pace e la tranquillità che prima non mai avete provato, quella sensazione di benessere, ispirate dal naso e trattenete più che potete, il respiro è indirizzato. Respiro tutto il corpo in tutte le cellule del vostro corpo e sentirete quel calore interno che le vostre genova prendono vita, calore, energia e potenza, così trattenete respiro più che potete e adesso con la vostra mente interessato in tutto il corpo ai piedi, ai polpacci, alle ginocchia, alle buttato con la bocca, si ispirate di nuovo, trattenete respiro più che potete, indirizzato tutte corpo come elencato prima, volta più che potete, certamente non arriverete a quello che riesco a fare io, perché ciò pone esercitazione profonda, allenamento profondo che equivale come gli atleti, poi buttato la bocca lascia, si ispirate nuovo, trattenete più che potete, indirizzato tutte corpo che date quell'energia, quella potenza, quella sicurezza che mai avete provato, adesso buttato la bocca scia. Adesso respirate normalmente, tranquillamente, siete completamente tranquilli, siete felici, in armonia, moltiplicato, siete più grossi del viso nel corpo. Guardate e vedrete raggiunto il massimo livello di calore, certe persone che sentivano freddo con questa respirazione la loro temperatura si ristabilisce, perché hanno che Dio creato, Dio ha creato e noi non utilizziamo neanche il 10% di queste energie che Dio ci ha donato. Vedrete com'è bello provare per
Credere Dio ci ha dato tutto e noi non utilizziamo niente, neanche il 10% di quello, perché ci ammaliamo, perché siamo fuori comunione da Dio, perché ci ammaliamo, perché pensiamo altre cose che non dobbiamo e siamo lontani, ci allontaniamo dalla strada maestra che ci porta allo adesso che tutto è chiaro, diamo spazio alla parola di Dio. Salmo 130, a Dio sia lode e la gloria in Cristo Gesù come titolo attesa dell'intervento di Dio. Salmo 130, canto dei pellegrinaggi, o Signore io credo a te da luoghi profonde, o Signore, il mio grido sia presente al mio grido d'aiuto. Se tiene conto delle colpe, Signore, che potrà resistere, ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. La sua parola, l'anima mia anea, Signore, più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie armati, o Israele, spera nel Signore, poesione abbonda presso lui e lei rimerà da tutte le sue colpe. Fin qui la parola del Signore. Salmo 130. Adesso vi farò leggere tutto dal programma che abbiamo letto. Metteremo secondo la sua volontà. Amen. Due sicari nella grazia. E adesso che abbiamo letto, abbiamo pregato, abbiamo ascoltato tutta la registrazione, è giusto che chiediamo al Signore ciò che Lui vuole che noi comunichiamo ai nostri simili. Nemici, perché un nemico è una fortezza inespugnabile, una fortezza che nessuno può espugnarla, perciò quello che si chiama al messo cuore di non avere mai nemici, e quando qualcuno si affiora che vuole allontanarsi da possibile anche in ginocchio, preghiamo l'interlocutore che si comprenda e ci perdoni, o noi perdoniamo a viceversa, ambedue parte questo malmessa cuore. Signore, il perdono è la migliore medicina plausibile per essere in pace e in armonia con tutto l'universo. Stasera nel Salmo 130, Signore ci parla chiaro, attesa dell'intervento di Dio, canto del pellegrinaggio. O Signore, io credo a te da luogo e grido a te, Padre, dal basso profondo dove il nemico mi ha scandagliato, sì, papà. In questa profondità io credo a te, Padre, proprio Dio, Padre, a liberarmi da queste profondità che in questi lunghi anni Satana ha cercato di metterci. Faccio uscire, Padre, da queste profondità, te lo chiediamo nel nome SS del tuo Figlio Gesù Cristo. Sì, Padre, stasera dichiariamo questo miracolo, liberaci da queste profondità, perché solo tu puoi liberarci da ogni cosa che ci tiene legato al nemico. Grazie, Padre, grazie. E dal secondo versetto dice: Signore, il grido d'aiuto a me, il Signore, e in ascolto del nostro grido, il Signore, attendo al nostro grido di aiuto. Le orecchie, Signore, sono spalati dopo che tu e io ci siamo prostrati ai piedi di Gesù. Attendo, attenta a non correre e non dire: il Signore non mi ascolta, e Signore non mi dice niente, e Signore no, non si fa conoscere da me, e Signore così Signore, è sempre attento con le orecchie e ascolta il grido dei suoi figli che si sono prostrati ai piedi di Gesù. Se tu o qualcun altro non si è messo in ginocchio prostrato ai piedi di Gesù, vanno a chiedere aiuto a Dio. Va 9, non è necessario neanche chiedere aiuto, perché Dio le orecchie, se le turati non ascolta Dio, si gira dall'altro lato. Quando noi ridiamo a Lui in aiuto, se non ci siamo prima prostrati in ginocchio in preghiera davanti il suo Figlio Gesù Cristo, chiaro. E dal terzo versetto: se tiene conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Guardiamo questo versetto e lo leggiamo e lo interpretiamo. Se tiene conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Verme, siamo umani, sia. Se guardiamo questo versetto e lo interpretiamo così, non abbiamo neanche coraggio di alzare gli occhi. Perché chi potrà resistere se guardiamo quest'esistenza? Ma Dio stasera vuole aprire lo sbaraglio davanti ai tuoi occhi. Stasera, Signore, di far cadere le squame che tu hai delle cataratte davanti ai tuoi occhi, così tutte le squame delle falcate tutte, e tu vedi i tuoi occhi, sia per i tuoi occhi, sia dipendono più limpidi, più perfetti, e tu guardi in un altro modo senso di queste parole. E il Signore ti dice: se tiene conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? E Signore già avvisato, se tu per primo va inginati a mio figlio, tutte le colpe tu l'hai presentato già, tu non hai più colpe, tu sei puro perfetto. Gesù ti ha lavato da ogni iniquità, non guardare perché sei puro. Questo versetto per te non esiste più, è scomparso dalla tua vita perché tu sei lavato con il sangue di Gesù. Vedi come le squame dei tuoi occhi sono caduti, la tua cataratte sono scomparse dai tuoi occhi, e tu vedi chiaro, limpido, tranquillo, tranquilla, sede. E dal quarto versetto dice: ma presso
di te è il perdono perché tu sia temuto. Quando noi abbiamo messo tutto ai piedi di Gesù, abbiamo dato quel rispetto a Dio facendo la sua volontà. Massima gloria a Dio perché facendo tutto quello che il Signore ci ha detto noi siamo purificati da ogni avversità e quando ci riflettiamo Spirito di Dio lo Spirito riflette su di noi e ci ammaestra, si fa risplendere dalla sua maestà del suo perdono e qui lo dice chiaro, ma presso di te perdono perché tu sia temuto, abbiamo temuto la sua parola, abbiamo fatto la sua volontà e abbiamo ricevuto la sua grazia che si è riflessa su di noi. E dal quinto versetto dice: io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola, io aspetto, tu aspetti, io modo lodi, io rientro nella sua grazia perché ho temuto la sua parola, ho dato rispetto, ho dato l'anima mia anela al Signore più che le guardie, non anelano al mattino più che le guardie al mattino. Vedete, a volte ci sono delle guardie al mattino che animano al Signore, a volte. Magari pensiamo quelle guardie su un altro cammino, su un'altra direzione, abbiamo paura perché la legge ci vieta qualcosa, ci impone qualcosa, ma Dio ci ha liberato da ogni schiavitù. Non dobbiamo tenere nessuna legge, dobbiamo tenere e nessun altro, perché quando noi temiamo Dio noi adempiamo la legge di tutti i profeti e nessuno ci condanna, perché se qualcuno ci dovrebbe condannare, e nemico si dovrebbe condannare. Gesù Cristo viene Lui davanti e dice: Padre, questo mi appartiene, e ci libera da ogni schiavitù, da ogni altra persona che vorrebbe condannarci. E qui lo dice chiaro dal settimo versetto, dice: O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore e la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Vedete, Israele è il popolo di Dio e noi siamo subentrati come innesti in questo grande popolo. Noi apparteniamo a questo grande popolo che Dio ha salvato e tramite di loro siamo salvi anche noi e questa redenzione abbonda. Al popolo di Israele abbonda anche su di noi questa grande consapevolezza, appartenenza al grande popolo di Dio ci onora e ci dà gioia, sicurezza, tranquillità. Dio ha fatto per tutto il suo popolo. E qui nell'ottavo versetto dice: egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Vedete, ogni colpa che Israele ha avuto e a Dio la libera, e libera e lo suo popolo da ogni iniquità. Perciò stasera, oggi, sentiamoci puri, perfetti, sereni, senza nessuna colpa, senza nessun peccato, senza nessuna iniquità, perché questa consapevolezza che siamo. Andate ai piedi di Gesù ci ha fatto sentire la serenità come un giorno soave ai piedi di Gesù, provando questa sensazione. È della Gerusalemme celeste che sta scendendo per prelevarsi da questo mondo corrotto. Vedete, questa sensazione giorno dopo giorno ci purifica da ogni iniquità, e da ora in poi chi adopererà questa sensazione è, vedete, chi proverà a pensare questa utilizzazione per l'eternità insieme a Dio e a Gesù nella Gerusalemme celeste che Gesù sta preparando da 2019 anni or sono fino a oggi. Vuoi essere sereno, può essere serena con la tua mente, con il tuo corpo in preghiera. Vai ai piedi di Gesù, presenta tutti i tuoi problemi, presenta tutte le tue angustie, le tue malattie, le tue difficoltà. Lascia tutto ai piedi di Gesù e vivrai della felicità. Porta tutto a te attraverso i piedi di Gesù e sarai libera, felice come non sei stata mai e poi mai prima di adesso. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù, che benedetto in eterna. Amen. Amen, mie care. Grazie di Dio. Abbiamo letto, abbiamo fatto leggere, abbiamo fatto ogni cosa secondo la volontà di Dio. Adesso è arrivata l'ora di chiudere questa webcam. Volevo presentarvi il lavoro che stiamo cercando di fare in questi giorni, in questi anni, attraverso il mio sito, che non l'ho ancora conosciuto. Ve lo voglio far vedere in questo video, se mi è possibile. Questa è la Bibbia che utilizzo vi copio
mi è possibile copiarlo perché si è appesantito. Ecco. Questo è il sito mio. La pace del Signore sia con tutti noi. Questa è una registrazione che è dentro il sito. Stasera. Tanta benedizione. Lo studio è tratto ed elaborato da Vita Cristiana. Per ognuno che il cuore trovato da questo possa il suo cuore e la sua anima evolversi, toccare nell'intimo della sua stessa persona, come o ancora di più che ha toccato il mio cuore e la mia anima. Lo studio si intitola Oggi si può vivere secondo la Bibbia, punto interrogativo. Penso che oggi la vita è così dura, con tanti problemi e con tante difficoltà, a volte ci assillano in un modo così disastroso e ci tengono in ansia con tante difficoltà che a volte diciamo come si fa a vivere oggi come oggi secondo la Bibbia. Ma questo studio ci illustrerà che è possibile al 100% vivere secondo la Bibbia. Fare la volontà di Dio. Lo stile di vita. Il fratello che ha portato questo studio nella nostra chiesa si chiama Francesco e viene dalla Sardegna. Ha fatto tanti chilometri per venire in Germania in diverse chiese per portare a ognuno il suo studio secondo ciò che ha designato il pastore che lo richiedeva nell'opportunità per ogni chiesa. Il nostro pastore ha chiesto se oggi, secondo la Bibbia, si può ancora vivere. Come si deve vivere e cosa bisogna fare. Il fratello Francesco si è messo a cuore di scrivere questo studio esclusivamente per la nostra Chiesa. Ma stasera il Signore mi ha messo a cuore a me di divulgare ciò che il Signore ha portato attraverso il fratello Francesco nella nostra Chiesa e nei nostri cuori e nelle nostre anime. Con il vostro permesso, chiunque ascolterà questo studio, certo non è lo studio che al 100% di come lo ha elaborato il fratello Francesco, perché gli veniva tutto
secondo lo Spirito Santo che gliel'ha messo al cuore. Sarà un facsimile, sarà quel che sarà, ma il Signore sicuramente, come ha benedetto me, benedirà a ognuno di voi che ascolterà. Oggi si può ancora vivere secondo la Bibbia, che in definitiva vuol dire fare la volontà di Dio. Vedete? Se dovessi fare o dare una risposta lapidaria, secondo secca, io direi sì, può. Sì, si può vivere, anzi ardirei nel dire che oggi più che mai è possibile vivere secondo la volontà di Dio, secondo la parola di Dio. Ma non vorrei risultare banale o scontato per alcuni o pure troppo ottimista e poco realista per altri. Perché vedete, essere realista o banale o troppo ottimista a volte ci danneggia, sia a noi che a chi abbiamo davanti. Dobbiamo essere sensibili a ciò che il Signore ci vuole mostrare oggi. Oggi il Signore ci dice più che mai che possiamo vivere in armonia, secondo la sua parola e ciò che Lui ci dice in questo momento tramite il suo Spirito. Per questo pongo io delle domande, la cui risposta deve essere trovata nel nostro cuore. Oggi voglio vivere secondo la volontà di Dio. Sono disposto oggi a fare la volontà del Signore. Chiedersi se oggi si può indicare prima di tutto che ieri si poteva. Chiedersi se oggi si può voler dire che oggi è più difficile di ieri. Entrambe sono affermazioni possibili. E così, ragionando, mi sono sorte altre domande. Come si poteva ieri vivere secondo la volontà di Dio? Cosa rende più difficile oggi vivere secondo la volontà di Dio? Oppure cosa rendeva più facile ieri vivere secondo la volontà di Dio? Vedete, ci sono diverse affermazioni che il fratello ci illustra con delicatezza. Se ieri potevamo vivere secondo la volontà di Dio, cosa c'era? Forse ieri eravamo più intimi con il Signore? Forse ieri facevamo la volontà di Dio e oggi ci siamo allontanati dalla volontà di Dio? Forse oggi il nemico ci ha tratto per inganno lontano da Dio? O forse oggi i pensieri, le frustrazioni, le cose che il mondo oggi ci affascina, ci hanno allontanato da Dio? Vedete, ci sono tante affermazioni che possiamo dire dove siamo stati mancanti e lontani da Dio. Ecco perché non possiamo vivere secondo la volontà di Dio oggi. Ci viene difficile vivere lontano da Dio perché non siamo in armonia con il Signore. Se noi lasciamo tutto nelle mani di Dio e fare la volontà di Dio, ci viene più facile. Perciò il fratello ci consiglia: vuoi fare la volontà di Dio?
Vuoi rendere la volontà di Dio ancora più semplice oggi? Poterla fare? Sì. Se vuoi, accostati a Dio con sapienza. Lascia tutto ai piedi di Gesù. Ecco come il mondo tutto a un tratto ti sembra più limpido. Ma ti viene difficile fare questo? Il fratello ci vuole illustrare. Con questo studio cosa possiamo fare? A queste domande daremo una risposta per scoprire come e perché si può vivere secondo ciò che la Scrittura ci insegna. Essere volontà di Dio, in questo studio esamineremo alcuni aspetti fondamentali dello stile di vita cristiano che hanno la base per riuscire a vivere secondo i principi biblici. Primo, fare la volontà di Dio. L'obiettivo primario della vita cristiana deve essere quello di fare la volontà di Dio. Nel sermone sul monte, Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare: sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta nel cielo. Matteo 6, versetto 10. Gesù, insegnando ai discepoli a pregare, gli sta indicando la priorità che esiste nel cielo. Fare la volontà di Dio determina la gioia che caratterizza il cielo e la gloria che caratterizza il cielo, così se anche sulla terra, e restringendo il campo d'azione anche nel popolo che Dio si è acquistato attraverso il sacrificio di Cristo. Viene ricercata e compiuta la volontà di Dio. Allora la stessa gioia e la stessa gloria è possibile gustarla anche qui sulla terra. Vedete come semplice. Se noi facciamo la volontà di Dio e ci comportiamo lealmente con tutti, facendo un passo in avanti e dicendo: da oggi tutto il mio essere deve cambiare, deve lodare Dio, deve essere il Signore al primo posto. Più che mai, oggi voglio fare la volontà di Dio, ciò che è scritto nella sua parola. Le mie cari, per fare questo bisogna leggere la parola di Dio, perché tutto ciò che il fratello Francesco ci vuole indicare in questo studio è proprio fare ciò che è scritto nella parola di Dio. Se noi seguiamo la parola di Dio, che la leggiamo e la mettiamo in atto, già facciamo la parola nostra, la parola santa, e saremo santificati, sia internamente che esternamente. Ciò che riflettiamo all'esterno cadrà all'interno, e ciò che riflettiamo all'interno andrà all'esterno. Giovanni scrisse che il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Prima Giovanni 2, versetto 17. La volontà di Dio dovrebbe occupare il primo posto nella vita cristiana. Fare la volontà di Dio dunque significa vivere conformemente alla parola di Dio, e questo ci garantisce di sperimentare la stessa realtà che c'è nel cielo. Vedete? Nella sua vita Gesù dimostrò
ripetutamente l'assoluta priorità della volontà di Dio. Diverse affermazioni, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, lo dimostrano in un'occasione. Per esempio, Gesù disse ai suoi discepoli: il mio cibo è di far la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Vedete? Giovanni 4, versetto 34. Non è forse vero che durante i 40 giorni nel deserto egli affermò: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Matteo 4, versetto 4. Gesù mise la propria volontà a completa disposizione di Dio Padre. Vedete, il nemico Satana, dopo che Gesù stette tutto quel tempo nel deserto, ebbe fame. Il nemico Satana riconobbe che Gesù aveva fame e lo provocò. Lo provocò in un modo che chiunque avrebbe caduto nella trappola. Gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventano pane, se ti spamerai. Agli occhi di chiunque, nel momento di come si trovava Gesù, chiunque avrebbe fatto quello che Satana gli avrebbe detto. Ma Gesù disse queste parole: non solo di pane vive l'uomo, ma da ogni parola che scaturisce. Perché Gesù si trova a dire e affermare queste cose, miei cari? Gesù si conformava secondo la parola che c'era in quel momento venuta da nostro Dio, da nostro Padre. Facendo la volontà di Dio e mettendo ogni cosa secondo ciò che leggiamo nella parola di Dio, per noi è una difesa. Per noi è una potenzialità. Ci serve per difenderci dagli attacchi spirituali del nemico. Ci serve per nutrirci spiritualmente. Ci serve ancora per crescere, per andare avanti in questo mondo tentatore. Nella sua vita Gesù dimostrò ripetutamente l'assoluta priorità della volontà di Dio. Vedete, affermazioni soprattutto nel Vangelo di Giovanni lo dimostrano. In un'occasione, ad esempio, Gesù disse ai suoi discepoli: il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. E come in Giovanni 4,34, non è forse vero che durante i 40 giorni Gesù nel deserto egli affermò quelle parole che poco fa abbiamo detto: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Matteo 4, versetto 4. Gesù mise proprio la volontà a completa disposizione di Dio. Oggi ti viene chiesto a te, a me,
e a tutti quelli che ascolteranno queste parole. Ho voluto ripetere due volte questo principio di Gesù che ha portato a sconfiggere il nemico. Non di solo pane, soltanto che da uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Vedete, queste parole, Gesù, di come le ha dette, mi sono state riferite dal Padre. Oggi queste parole vengono riferite a te, per poterti difendere dagli attacchi del nemico nel momento della tua debolezza. Per qualunque cosa il nemico ti tenta, dillo. Non di soltanto ciò che tu mi stai chiedendo si vive, ma di fare la volontà di Dio, nostro Padre. Solo così sconfiggerai le forze del maligno. Per il sangue di Gesù Cristo, per il sangue di Gesù Cristo, e tutto si allontana. I Vangeli testimoniano la prontezza di Gesù e fare la volontà di Dio anche nei momenti di maggior ansia. Infatti, nel Getsemani, egli pregò così: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Matteo 26, versetto 39. E Marco 14, versetto 36. E Luca 22, versetto 42. Gesù pregò in un modo simile altre due volte, domandando di evitare, se possibile, l'orrore imminente della crocifissione, ma soltanto se questa fosse stata la volontà di Dio. Tuttavia, poiché Dio desiderava altrimenti, Gesù accettò la croce senza esitazione. La volontà di Dio fu suprema nella vita di Gesù. Vedete, Gesù. La pace del Signore sia con tutti noi.
Stasera, con il permesso del Signore, perché prima ho pregato, di poter registrare questo studio che a me personalmente ha portato tanta, tanta benedizione. Lo studio è tratto ed elaborato da Vita Cristiana. Per ognuno che si sente nel cuore toccato da questo studio, possa il suo cuore e la sua anima evolversi, toccare nell'intimo della sua stessa persona, come o ancora di più che ha toccato il mio cuore e la mia anima. Lo studio si intitola Oggi si può vivere secondo la Bibbia, mondo interrogativo. Penso che oggi la vita è così dura, con tanti problemi e con tante difficoltà, a volte ci assillano in un modo così disastroso e ci tengono in ansia con tante difficoltà che a volte diciamo come si fa a vivere oggi come oggi secondo la Bibbia. Lo studio ci illustrerà che è possibile al 100% vivere secondo la Bibbia. Fare la volontà di Dio. Lo stile di vita del cristiano. Il fratello che ha portato questo studio nella nostra chiesa si chiama Francesco e viene dalla Sardegna. Ha fatto tanti chilometri per venire in Germania in diverse chiese per portare a ognuno il suo studio secondo ciò che ha designato il pastore che lo richiedeva nell'opportunità per ogni chiesa. Il nostro pastore ha chiesto se oggi, secondo la Bibbia, si può ancora vivere. Come si deve vivere e cosa bisogna fare. Il fratello Francesco si è messo a cuore di scrivere questo studio esclusivamente per la nostra chiesa. Ma stasera il Signore mi ha messo a cuore a me di divulgare ciò che il Signore ha portato attraverso il fratello Francesco nella nostra chiesa e nei nostri cuori e nelle nostre anime.